Buonasera, domani alle 20:30 in Piazza d'Alagio, nella Darsena di Savona, si svolgerà la chiusura della campagna elettorale di Ilaria Caprioglio, candidata a sindaco di Savona per il centrodestra. Presenteranno il presidente della regione Giovanni Toti e numerosi componenti della giunta e del consiglio regionale. Musica con il Buio Pesto, come annunciato in collegamento telefonico, la stessa Caprioglio. Allora, campagna elettorale che si avvia alla fine, per lei sarà anche addirittura un finale in musica, è così? Sì, esattamente, sarà un bel finale in musica, grazie al Buio Pesto che allieteranno questa chiusura di una campagna che è stata all'insegna veramente dell'essere in mezzo alla gente, alle persone, ai savonesi. Io sono savonese in mezzo ai miei concittadini, una campagna dove ho camminato veramente tanto, perché sono andata a parlare con persone in quartieri che già conoscevo, ma con questa nuova veste di candidato sindaco ho conosciuto delle loro problematiche e soprattutto ho conosciuto persone un po' stanche della lontananza con l'amministrazione attuale, che non ha ascoltato in questi anni le loro problematiche, le loro necessità. Ecco, e allora quali saranno i principali canali di intervento, i principali obiettivi che si porrà eventualmente dopo l'elezione, eventualmente diventando sindaco di Savona? Ma sono le nostre priorità, sono quelle che abbiamo scritto nel programma, scritto veramente insieme ai savonesi. Quindi le loro principali lamentele sono quelle di una città che si percepisce poco sicura e sporca. Quindi i primi obiettivi sono proprio quelli di rendere Savona accogliente, e accogliente per i savonesi, affinché possa poi essere pronta ad accogliere i turisti che Savona si auspica di poter accogliere, perché Savona dovrà diventare una città turistica. Abbiamo già oltre 1 milione di croceristi che transitano nella nostra città, e il nostro impegno sarà proprio quello di proporre percorsi turistici che possano attrarre sia i croceristi sia le persone che magari prima venivano soltanto per l'estate. Quindi destagionalizzare i flussi turistici. Come? Ma utilizzando la nostra costa, che è una Il nostro litorale, che è uno dei più spaziosi e più lunghi della Liguria. Noi siamo bandiera blu, e quindi spiagge bellissime unite a una città d'arte molto importante. Ricordiamo che Savona è una città di due papi, Papa Giulio II e Sisto IV, ma c'è stato un altro Papa, Pio VII, prigioniero di Napoleone, e poi abbiamo avuto Benedetto XVI che ha conferito la rosa d'oro al nostro santuario mariano. Anche Cristina Battaglia, candidata a sindaco di Savona per il centro-sinistra, ha voluto trarre un bilancio della campagna elettorale per il ballottaggio ed indicare i suoi principali impegni amministrativi. Ascoltiamo anche lei in collegamento telefonico. Allora, Cristina Battaglia, il bilancio di questa seconda tranche di campagna elettorale, intanto com'è andata? Direi è andata bene. Abbiamo in realtà proseguito un percorso che è iniziato ormai 4 mesi fa, nel periodo delle primarie del centro-sinistra. Abbiamo continuato a girare i quartieri, ma soprattutto abbiamo finalizzato alcuni punti del programma, ascoltando molti cittadini e soprattutto anche avvalendoci del parere, della competenza e del supporto di esperti, ad esempio in materia di turismo, in materia di innovazione. Quindi il nostro programma è diventato, diciamo, non solo un programma strategico di priorità, ma un programma molto concreto, con punti specifici, tempistiche di realizzazione e soprattutto definizione delle risorse con cui intendiamo attuare i punti programmatici. Ecco, e allora a questo punto, in caso di elezione a sindaco, quali saranno i suoi primi obiettivi? Guardi, proprio per parlare di cose diciamo, da fare in tempi molto rapidi, abbiamo la necessità di finalizzare il lavoro che si sta svolgendo in queste settimane in relazione alla crisi industriale che ha colpito la provincia di Savona. Quindi, come sindaco, sicuramente è un dovere seguire questa partita. Parlo di Tirreno Power, Bombardier di Piaggio, dove insomma, molti lavoratori sono savonesi, e in ogni caso insomma, il comune capoluogo di provincia deve farsi carico anche delle vicende industriali del proprio territorio e del territorio circostante. Quindi
speriamo di chiudere positivamente un percorso che dovrebbe portare alla stipula dell'accordo di programma. E poi entro il 30 agosto dobbiamo presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano molto importante di riqualificazione delle periferie urbane, quindi dei nostri quartieri. Ci sono 18 milioni disponibili per la città di Savona, che è una cifra molto importante e con le quali abbiamo già individuato dei punti fondamentali e degli interventi di riqualificazione che abbiamo valutato insieme ai cittadini savonesi. Cambiamo argomento, si è svolto oggi il primo sciopero per i dipendenti dell'Agnesi d'Imperia, deciso ieri in assemblea. Davanti al pastificio imperiese è stato anche allestito un presidio. Una nuova astensione dal lavoro è prevista dalle 6 di domani mattina alle 6 di sabato. Sentiamo lo stato d'animo di chi lavora nello stabilimento imperiese. Come lavoratori, qual è il vostro stato d'animo giorno su giorno mentre proseguono incontri, scioperi e quant'altro? Guardi, noi siamo veramente devastati. Il solo pensiero che Agnesi chiude ci fa star male, con le nostre colleghe non riusciamo più ad andare avanti, non dormiamo più alla notte, perché è più che altro il nostro rammarico è che è un pastificio storico e che lo fanno chiudere, che non perché non funziona, è un pastificio che funzionerebbe alla grande. I nostri formati li vediamo che li pubblicizzano gli altri, mentre che noi li facciamo da anni e Imperia non lo sa neanche che questi formati che pubblicizza un altro noi li facciamo noi. E noi e questo, quindi funziona tutto? Tutto, noi funziona tutto. Hanno fatto persino delle prove qua della pasta che cuoce in un minuto, che poi andranno a farla a Fossano. Per noi è anche una presa in giro, siamo demoralizzati anche per quella cosa lì, perché come noi che siamo stati in prima linea a dargli tutta la nostra appoggio quando lui ce l'ha chiesto, adesso noi siamo diventati numeri e non gliene frega niente, che noi non vogliamo andare a Fossano, vogliamo stare a Imperia. Noi non vogliamo andare da nessuna parte, perché noi il nostro posto è qua. E quindi non vi spiegate neanche queste strategie aziendali, chiamiamole così? No, non ce li spieghiamo. E noi, la nostra rabbia ai politici, che non ci hanno mai, hanno fatto solo parole, e detto, mi raccomando, state tranquilli, questo pastificio non chiuderà, è un pastificio storico, invece non è vero. Arriviamo a giugno che questo pastificio chiuderà, purtroppo chiuderà, io non ci voglio pensare, ma chiuderà. Ecco, e sui contatti presunti con un'azienda di Villanova d'Albenga non ci fate molto affidamento? No. Secondo noi è di nuovo una cosa per lui per portarsi avanti, ma noi non ci... no, perché fino adesso ci ha detto solo bugie per portarci a noi. Sono 2 anni che lui continua a rimandare date, e noi siamo stati bravi, anzi presi in giro, che non abbiamo mai fatto un'ora di sciopero, che hanno portato via delle macchine. Ma perché? Perché noi pensavamo che sempre con la cosa, quando hanno chiuso il mulino, sempre con la cosa che a noi questa cosa qua la facesse andare avanti. Per questo che noi non abbiamo fatto iniziative. Adesso basta, adesso abbiamo detto basta. Anche perché non ci sono certezze, no, sul futuro. Questa è una cosa anche logorante. Sì, sì. Che dà fastidio. Dà fastidio da morire. Non dormiamo più la notte. Siamo logorati e devastati. Più della metà degli imprenditori imperiesi, evidentemente in difficoltà, paga le fatture almeno con un mese di ritardo. Lo dicono i dati di un'analisi della Ciribis, società specializzata in informazioni commerciali. Vediamo. La provincia di Imperia è il penultimo posto in Liguria per la puntualità nei pagamenti delle fatture da parte delle imprese, subito prima di La Spezia e dopo Savona e Genova. Lo dicono i dati aggiornati alla fine del marzo scorso di un'analisi compiuta dalla Cribis, società del gruppo CRIF, specializzata in informazioni commerciali. Secondo gli analisti, soltanto il 32,1% degli imprenditori imperiesi ha saldato regolarmente le fatture, mentre il 55,5% ha saldato i conti
con un ritardo fino a 30 giorni e il 12,4% con ritardi di oltre un mese. Una performance leggermente peggiore della media regionale, 32,6% di pagamenti puntuali, ma anche di quella nazionale, 35,1%. Si segnala inoltre il peggioramento dei ritardi gravi, passati in 6 anni dal 4,4% del 2010 al 12,4% attuale. Un segnale evidente delle difficoltà che stanno attraversando tutte le imprese liguri e quelle imperiesi in particolare. Preoccupano i ritardi gravi nei pagamenti di fatture, che negli ultimi anni sono aumentati di oltre il 200%. Secondo gli analisti, la puntualità dei pagamenti è diventata uno degli elementi chiave per ottimizzare i flussi di cassa e individuare i clienti da fidelizzare e su cui investire. Intervento del Movimento 5 Stelle dopo il sopralluogo effettuato dalla 4ª Commissione regionale al porto di Genova. Secondo i portavoce Pentastellati, il capoluogo ligure sarebbe in balia di Roma, che non lascerebbe nessuna risorsa sul territorio. Giudizio positivo invece per il secondo binario. Vediamo. Il porto di Genova fattura 11 miliardi di euro l'anno senza dare nulla al territorio a causa di leggi accentratrici di potere e ricchezza su Roma. Duro il commento dei portavoce del Movimento 5 Stelle in Regione Liguria dopo il sopralluogo effettuato dalla 4ª Commissione regionale al VTE. La cittadinanza continua a subire le scelte di un governo autoreferenziale, dicono i pentastellati, e in cambio si vede solo sottrarre litorale e salute per l'inquinamento chimico e acustico, come sta accadendo nel ponente di Genova. Secondo Alice Salvatore, ne sarebbe un esempio l'ampliamento voluto per Voltri, che oltre a cancellare l'ultima spiaggia libera del ponente genovese, prevede di portare ad un'automazione del 100%, con conseguente minore ricaduta occupazionale sul territorio. Sul tema, il Movimento 5 Stelle ha già raccolto oltre 5.000 firme di cittadini contrari. C'è convergenza invece sull'ipotesi del secondo binario, che la Salvatore definisce una possibile alternativa allo scellerato stravolgimento del litorale, perché aumenterebbe la velocità nel trasporto di container. Si tratterebbe di un intervento decisivo, spiega Marco De Ferrari, che permetterebbe di spostare parte del traffico dalla gomma al ferro, ridurre il tempo di permanenza dei container nei piazzali e incrementare notevolmente le lavorazioni. In chiusura, Andrea Melis apre lo sguardo su Savona in generale e sul rapporto con il capoluogo ligure a livello di portualità. Al punto in cui siamo arrivati servono scelte di sistema, ha detto. In un'ottica di sistema Liguria sarebbe inutile e dannosa ogni forma di concorrenza tra Genova e Savona, che la regione dovrebbe coordinare sinergicamente anche nelle eventuali scelte di ampliamento dei singoli terminal. Novità importanti in Liguria in tema di indagini dopo gravi incidenti stradali. Dopo l'introduzione della nuova legge in materia di omicidi e lesioni stradali, il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha tracciato le linee guida che prevedono il prelievo del sangue coatto di conducenti che, dopo aver causato gravi incidenti stradali, si dovessero rifiutare di sottoporsi al test dell'etilometro. Vediamo. Novità importanti all'interno delle linee guida tracciate dal procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, dopo l'introduzione della nuova legge in materia di omicidio e lesioni stradali. L'aspetto più rilevante riguarda il prelievo coatto di sangue in caso di rifiuto di sottoporsi all'etilometro. Questa disposizione verrà inviata a tutti i pubblici ministeri del distretto, alle forze dell'ordine e ai medici del pronto soccorso degli ospedali. In pratica, in caso di incidente in cui si sono verificate conseguenze con lesioni gravi, gravissime o morte di terze persone, il conducente che si dovesse rifiutare di sottoporsi all'etilometro potrà essere sottoposto a prelievo del sangue anche contro la sua volontà per accertare se aveva bevuto al momento del sinistro. Più semplice ancora l'iter per riscontrare presenza di stupefacenti, per i quali basterà il prelievo della saliva, che potrà essere disposto anche coattivamente. Il Comune di Ventimiglia rilancia la richiesta di istituire un servizio di trasporto su gomma che copra la tratta internazionale sul confine italo-francese, un progetto che andrebbe incontro ai frontalieri che lavorano in Francia e a Monte Carlo.
in occasione della riunione dei sindaci della provincia di Imperia sul tema del trasporto pubblico locale, il comune di Ventimiglia ha rilanciato la questione dell'istituzione di un servizio di trasporto su gomma che copra la tratta internazionale sul confine italo-francese. L'amministrazione di Ventimiglia ha sempre chiesto l'attivazione di un servizio sul percorso Ventimiglia-Monte Carlo in modo da garantire un trasporto alternativo a quello ferroviario per lavoratori ventimigliesi e non solo che svolgono la propria attività lavorativa in territorio francese o monegasco. È stata l'occasione per discutere costruttivamente insieme all'assessore regionale Gianni Berrino, ha detto l'assessore al bilancio del comune di Ventimiglia, Franco Faraldi, e il rappresentante dell'amministrazione regionale si è dimostrato sensibile e interessato alla soluzione del problema del trasporto dei frontalieri. L'assessore regionale Gianni Berrino e il consigliere provinciale Vincenzo Genduso hanno infatti assicurato il loro intervento presso il ministero competente per realizzare il tanto atteso servizio di linea internazionale. Novità sulle tecnologie dello street control in dotazione alla Polizia Municipale di Sanremo. In questi giorni infatti ci sarà l'avvio di una seconda fase attraverso l'assegnazione di smartphone a tutti gli operatori del corpo presenti sul territorio di servizio. Siete passati alla fase successiva per quanto riguarda lo street control, lo spauracchio dei cittadini sanremesi, e siete dotati di nuovi smartphone, è così? Sì, è così. Oggi ogni operatore ha uno smartphone, quindi è in grado di fare la contravvenzione attraverso tutto il sistema informatizzato, quindi gli consente anche una georeferenziazione della contravvenzione, quindi la fotografia. Il sistema legge automaticamente la targa, quindi non ci sono più problemi di errore o quant'altro possa nascere nell'elevazione della contravvenzione, e in più abbiamo aperto un link sul sito del Comune di Sanremo che qualsiasi utente che riceva o il verbale a casa o trova l'avviso sopra il parabrezza è in grado, attraverso una serie di dati che vengono richiesti, che quindi solo lui ne è in possesso, di conoscere tutte le informazioni sul verbale e anche la fotografia del veicolo in divieto. Se si paga la multa entro 5 giorni c'è sempre lo sconto. Esattamente, come prevede l'articolo del codice della strada, se si paga entro 5 giorni la violazione c'è lo sconto del 30%, per cui da 41 si passa a 28 euro e qualche centesimo. L'ex segretario del Comune di Imperia ed ex presidente della Porta di Imperia Spa, Paolo Calzia, è stato assolto dall'accusa di abuso d'ufficio. Calzia era stato accusato di aver affidato la concessione di alcune spiagge libere attrezzate dal 2007 al 2009 senza alcuna gara d'appalto. A richiedere la sua assoluzione era stata anche la stessa procura. Domani alle 10.30 nel Palazzo della Provincia di Imperia l'assessore regionale allo sviluppo economico e cooperazione territoriale Edoardo Rixi parteciperà all'incontro dedicato ad un approfondimento del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia-Alcotra. L'assessore Rixi e il presidente della provincia Fabionatti incontreranno i sindaci dell'Imperiese e gli attori socio-economici per presentare le dinamiche in corso che coinvolgono i partenariati con il Dipartimento delle Alpi Marittime e il territorio della provincia di Cuneo. La segreteria territoriale del sindacato lavoratori Poste della CISL ha fatto sapere che dal 21 al 22 giugno si svolgeranno le elezioni primarie per la scelta dei candidati e del programma elettorale in vista del rinnovo delle RSU. Tutti i lavoratori e le lavoratrici potranno recarsi in quei due giorni dalle 8.30 alle 14.30 presso la filiale Poste d'Imperia, dove sarà allestito un seggio fisso per espletare le opzioni di voto. Negli stessi giorni il seggio mobile raggiungerà tutte le località costiere della provincia di Imperia nelle sedi di uffici postali. Ed è stato siglato questa mattina un accordo di collaborazione fra la Riviera Trasporti e il Comitato di Festeggiamenti San Giovanni di Imperia. Da domani e fino a lunedì 27 giugno la RT allungherà l'orario del trenino fino a mezzanotte 45.
tratto il tragitto Borgo Marina a Piazza De Amicis con due fermate intermedie in zona piscina e sul lungomare Vespucci per permettere di lasciare l'auto ed arrivare a Dineia 2016. Inoltre per venerdì 24 giugno, serata dei tradizionali fuochi d'artificio in onore di San Giovanni Battista, speciale servizio gratuito con pulmino che farà da navetta dalle 21 da Borgo Marina a Piazza De Amicis e rientro a partire dal termine dei fuochi artificiali. Ne facciamo una breve pausa tra poco. Si intitola Il cuore di campo ed è il torneo di calcio che coinvolgerà diverse compagini nello stadio Nino Ciccione sabato 25 giugno. Il ricavato dell'evento sarà a favore dell'associazione Il cuore di Martina. La presentazione ufficiale si è tenuta oggi a Palazzo Comunale. Sentiamo. È appena terminata la conferenza stampa relativa all'illustrazione dell'evento benefico che avverrà sabato 25 giugno alle 14 allo stadio Ciccione, dove una rappresentanza di squadre, tra cui la Fratelli Cari, l'Agnesi, Polizia, Solidi con Pietro, Onlus, la squadra dell'amministrazione comunale, la squadra degli arbitri, si sfideranno allo scopo di raccogliere fondi che andranno in beneficenza alla Onlus Un cuore per Martina. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno deciso di partecipare a questo evento, chi l'ha organizzato, in particolare Balestra, Savioli, il sindaco e Simone Vassallo, in particolare anche Marco Moruzzo per aver portato la squadra di Soridi con Pietro Onlus a nostro sostegno. E speriamo di vedervi in tanti e numerosi, sempre avanti col cuore. Ma io credo che sia una cosa importante, un altro segno importante che dà questa amministrazione insieme a un gruppo di lavoro che è stato da più di un mese, ormai quasi due mesi che si sta organizzando questo evento che vedrà un sabato pomeriggio di sport e divertimento unito a un'attività benefica dove credo che questa amministrazione ha sempre veramente aperto le porte. Abbiamo unito delle attività lavorative insieme a tutti noi, quindi abbiamo la squadra di calcio dell'Agnesi, la squadra di calcio dei Fratelli Carli, le forze dell'ordine. Quel giorno lì si gioca senza gradi, senza ideali politici, si gioca per fare un qualcosa di buono per la nostra città, un qualcosa di buono per un'associazione che se lo merita, e come sempre l'amministrazione ha dato un grande dato di solidarietà. Quando c'è da fare qualcosa siamo i primi a essere in pista. E proseguono anche i progetti sull'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. È stato infatti ora avviato un tavolo tecnico sui ricercatori a contratto. Vediamo. Un tavolo tecnico per approfondire la situazione dei ricercatori a contratto dell'Istituto Gaslini e individuare le misure e i percorsi per uno sbocco professionale. E quanto concordato durante un incontro che si è svolto in Regione Liguria tra la vicepresidente assessore regionale alla salute Sonia Viale, il presidente della Commissione Salute Matteo Rosso, il direttore del Dipartimento Sanità Francesco Quaglia, i vertici dell'Istituto Gaslini, tra cui il presidente Pietro Pongiglione e una delegazione sindacale dei ricercatori. Il tavolo tecnico, che fa seguito a quanto rappresentato in Consiglio regionale in merito alle problematiche del personale a contratto della ricerca, si riunirà ancora il prossimo 15 luglio in Regione con l'obiettivo di armonizzare i percorsi professionali dei ricercatori con il piano di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio d'amministrazione del Gaslini. L'incontro servirà anche per verificare l'utilizzo delle graduatorie in vigore, non solo all'interno del Gaslini, ma condividendole all'interno dell'intero sistema sanitario regionale e verificare anche la compatibilità dei percorsi con i provvedimenti in via di emanazione a livello centrale. Nel 2015 la Liguria è stata visitata da 72 milioni di turisti, ma per la maggior parte si tratta di persone che usufruiscono di seconde case. Il dato emerge dallo studio effettuato dall'Osservatorio Turistico Regionale, gestito in collaborazione fra Regione Liguria e Union Camere Liguria. Vediamo.
Nel 2015 la Liguria è stata visitata da 72 milioni di turisti, ma per la maggior parte si tratta di persone che usufruiscono di seconde case. E quanto emerge dal report sul valore aggiunto del turismo presentato dall'Osservatorio Turistico Regionale, gestito in collaborazione fra Regione Liguria e Union Camere Liguria. Secondo il report, le spese sostenute nel corso della vacanza dei turisti sono stimate in oltre 5 miliardi di euro, che hanno attivato una produzione di beni e servizi sul territorio pari a oltre 6 miliardi. Questa produzione a sua volta attiva un prodotto interno lordo pari a oltre 3,5 miliardi di euro, il 7,8% del PIL regionale. Il presidente di Union Camere Liguria Paolo Oddone, l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino, hanno evidenziato che rispetto al 2013 l'impatto economico della spesa turistica risulta cresciuto di circa 4 punti percentuali, grazie prevalentemente agli italiani che alloggiano nelle strutture ricettive e agli stranieri che alloggiano in seconde case. Se si leggono i dati del turismo ufficiale relativo alle presenze nelle strutture ricettive, la produzione attivata dalla spesa turistica in Liguria risulta aumentata del 2,5% per quanto riguarda gli italiani. Le stime hanno tenuto conto di una spesa media giornaliera totale per turista di 74 euro. Visita a Dolgiate Olona da parte di una delegazione del comune di Baiardo che per discutere la proposta di gemellaggio fra i comuni nel segno di Antonio Rubino. Il comune di Baiardo da alcuni anni è infatti impegnato a riconoscere e recuperare la memoria di questo grande artista. La proposta di gemellaggio con il comune di Dolgiate Olona rappresenta una prima importante tappa della costruzione della rete delle città di Antonio Rubino, tesa a valorizzare l'opera di quello che è considerato il padre del fumetto italiano. Si è svolta oggi presso il porto di Bordighera l'esercitazione antincendio semestrale necessaria per verificare l'efficienza operativa in caso di emergenza in ambito portuale. In particolare è stato simulato un incendio a bordo di un'unità da diporto con ferito a bordo. Domato l'incendio si è potuto dare il via libera al personale sanitario che ha soccorso l'infortunato portandolo in area di sicurezza e prestando le cure del caso. All'esercitazione hanno partecipato i militari della delegazione di spiaggia di Bordighera, la motovedetta e il personale del Circo Mare Sanremo, vigili del fuoco di Ventimiglia e 118. Sono 16 i posti di servizio civile messi a disposizione della Caritas diocesana di Ventimiglia Sanremo e di questi 12 per attività con persone in situazioni di disagio e rifugiati, per iniziative di sensibilizzazione e informazione sul commercio equo e solidale e i restanti 4 per attività con minori e donne in situazioni di difficoltà. Il servizio prevede un impegno di 30 ore settimanali per 12 mesi ed attività di formazione generale specifica. Giovedì 30 giugno scadrà il termine per la presentazione delle domande. Sabato alle 21.30 nella frazione imperiese di Borgo Doneglia si terrà il concerto della Combriccola del Blasco, cover band di Vasco Rossi. Dalle 19 sarà in funzione un servizio bar e in attesa di Chicco e della Combriccola si esibiranno due giovani band musicali locali, ovvero Rock and Roll Dreams e SeaWorld. Sarà presente anche l'associazione ONUS Il Cuore di Martina ed è previsto un servizio bus navetta gratuito con doppia partenza alle 19 e alle 20 da Piazza De Amicis. A circa un anno dalla nascita, il servizio navetta porta bici per San Romolo è pronto a rinnovarsi con nuovi orari per la stagione estiva, nuove corse e servizi innovativi. Nel 2015 il servizio navetta ha visto la partecipazione a Sanremo di circa 3.000 bikers ed appassionati. Da questo fine settimana entreranno in vigore gli orari estivi con partenze alle 8, 9.30 e 11 da Piazza Colombo. Bene, ora vediamo gli appuntamenti di Riviera Venti, i cantieri sull'autostrada dei Fiori del Quadro Meteo.
Questi cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto della A10 Savona, confine di Stato. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Spotorno e Finale Ligure, cambio di carreggiata, senso di circolazione per lavori di ripristino agli impianti di ventilazione della galleria Rocca Carpanea, da martedì 14 a venerdì 17 giugno, solo in orario notturno. Tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, cambio di carreggiata per lavori di adeguamento sismico al viadotto Taggia, da lunedì 14 a domenica 19 giugno, anche notturno. Tra Ventimiglia e Confine di Stato, cambio di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione della galleria Cima Giralda, da lunedì 13 a venerdì 17 giugno, anche notturno. Direzione Genova, carreggiata sud, tra Confine di Stato e Miglia, doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì 13 a venerdì 17 giugno, anche notturno. Tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, carreggiata doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta, da lunedì 14 a domenica 19 giugno, anche notturno. Tra Spotorno e Finale Ligure, carreggiata a doppio senso o cambio di carreggiata per lavori di ripristino agli impianti di ventilazione della galleria Fornaci, da martedì 14 a venerdì 17 giugno, solo in orario notturno. Vediamo ora il quadro meteo di Arpal Meteo Liguria, le previsioni di domani, venerdì 17 giugno. Nelle prime ore piogge diffuse a Levante, in esaurimento nel corso della mattinata, con residui piovaschi nell'interno al pomeriggio. Sul resto della regione prevalenza di schiarita, a parte possibili isolati rovesci sui rilievi nelle ore centrali. Umidità su valori medio-alti, venti meridionali tra moderati e forti, con locali raffiche di burrasca sui capi e i crinali. Il mare è molto mosso e localmente agitato. La protezione civile segnala bassa probabilità di temporali forti, vento forte e mare agitato. Dopodomani, sabato 18 giugno, giornata in prevalenza soleggiata. Saranno possibili tuttavia locali addensamenti di nubi basse al primo mattino e alla sera, soprattutto sul centro della regione, e passaggi di nubi medio-alte dal pomeriggio. Umidità su valori medio-alti, venti deboli o moderati meridionali, il mare in calo fino a mosso. Noi ci vediamo qui, l'appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona serata.